Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su questo nuovo gioco che si chiama TerraTech. Per chi se lo ricorda, TerraTech è un gioco che ho portato quasi un anno fa. È un gioco in single player, in early access, che c'è su Steam, dove è possibile costruire robottoni e combattere contro altri robottoni che trovate in giro. Quindi diciamo che, tra virgolette, è un gioco di sopravvivenza. È un gioco che ho portato un anno fa che mi era piaciuto davvero tanto, ma che non ho continuato perché avevo deciso di aspettare che migliorasse. Che migliorasse, venisse sviluppato di più, ci aggiungessero più cose. Ed è venuto il momento di farci dei video perché mi è tornata la voglia di farci video. Allora, il gioco è molto semplice: noi precipitiamo con un razzo che droppa questi pezzi, che sono i nostri primi pezzi. Questa è la nostra cabina di pilotaggio. E se tipo la nostra cabina di pilotaggio viene distrutta, noi siamo morti, veniamo uccisi. Ora noi stiamo costruendo il nostro primo veicolo. Ci sta un po' di lag perché appena startato il mondo, anche questo è un mondo, diciamo, procedurale, quindi ogni volta che è creato un nuovo mondo viene creato un nuovo mondo, cioè ogni volta che iniziate una partita viene creato un nuovo mondo. Guardate che figata, è un mondo con tantissimi biomi come Minecraft. E voi what the fuck, è spawnato davanti a me. Oh mio Dio, oh mio Dio, sono un po' agitato. Uccidiamolo, è semplice, guardatelo. Sta già scappando via. Avevo deciso di iniziare una serie in questo gioco perché mi era già piaciuto tanto tempo fa e mi era tornata voglia di farci video, quindi mi è venuta voglia di farci video. Allora, come vedete, adesso che abbiamo distrutto la cabina di pilotaggio di questo veicolo nemico, noi possiamo usare i suoi pezzi e migliorare il nostro veicolo. Ma che schifo con la ruota! Possiamo migliorare il nostro veicolo, possiamo rubargli i pezzi, è una cosa fantastica. Poi c'è la modalità storia che ci dice cosa fare, cosa poter costruire, fare le quest e tante altre belle cose. Ora noi dobbiamo andare a trovare il generatore per il sole, così abbiamo l'energia per la nostra base, perché noi possiamo creare una base e grazie a quella base noi possiamo riparare il nostro veicolo, perché se vedete quando brilla vuol dire che è quasi distrutto il veicolo e bisogna ripararlo. Questo è il nostro coso, è la nostra base, penso di sì. Sì, ora sì, adesso ce la portiamo qui da qualche parte. Decido dove mettere la base. Guardate là, che c'è, ci stanno le rocce. Dobbiamo stare attenti anche in questo mondo. Ci sono tantissimi mostri cattivi giganteschi. Cattivi, grossi, che ti ammazzerebbero appena ti vedono. Cioè, voi non vi immaginate quanti veicoli potete costruire e quanto grosso potete costruire con questo veicolo. Aspetta, ripariamo la cabina di pilotaggio e andiamo a scontrarci con quello. Cioè, voi potete costruire dei veicoli così grossi che non ci stanno più neanche nello schermo. Fidatevi, tanti, tanti, tanti. Oh, si è incastrato questo imbecille, si è incastrato, quindi possiamo attaccarlo. Gli abbiamo distrutto la ruota, guardate. Sta cercando di fare tromarci e scappare. Non mi scappi più, amico mio. Sei morto, sei mio. E quindi ho voglia di farci dei video perché è fantastico e eh sì, è molto bello. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa serie. Non so se arriviamo a 1000 mi piace, giusto per farmi capire che siete interessati alla serie. Continuo la serie facendo un episodio a settimana. Ogni volta cerco di farvi vedere qualcosa e cerco di migliorare perché voglio arrivare a costruire tipo un edificio, cioè voglio arrivare a costruire qualcosa di così grosso che appena trovo uno piccolino lo pesto. Invece di sparargli, lo pesto, ci vado sopra, lo distruggo. Cioè, voi non vi immaginate quanto sono grossi i veicoli. Allora, adesso abbiamo. Cioè, quanto sono grossi quando arrivate a farvi tantissimi materiali. Allora, abbiamo tre quest da fare. Prima cosa iniziamo a trovare il radar, perché è la cosa più importante. Il radar lo troviamo là davanti. Cioè, ci aggiunge una minimappa in alto a destra e dovremmo riuscire a vedere le cose bene da lontano. E davanti a noi stiamo attenti perché è protetto da vari banditi. Ci stanno vari banditi cioè in giro per il mondo. E più si va lontano dal centro, e più ci stanno banditi così grossissimi. Ma grossi veramente. Veramente, no, non vi immaginate di quanto. Non vi immaginate quanto siano grossi sti banditi che troverete in giro. Questo ci ha rubato il radar, eccolo, c'è là sopra, come vedete. È quella specie di antenna che gira attorno. È fantastica. Adesso lo attacchiamo e voilà, abbiamo sbloccato il radar. Il radar è un oggetto davvero importante per la nostra avventura, perché serve per farci vedere in giro per la mappa cosa c'è. È un po' quello che avete capito, sì, senza che lo vada a spiegare cos'è un radar. Abbiamo trovato il radar, abbiamo fatto la quest. Ora troviamo Recover your battery. Dobbiamo fare la quest della batteria, perché la nostra base, cioè il nostro scudo energetico, lo scudo energetico della base, per funzionare deve aver bisogno di una batteria che si ricarica. Anzi, no, forse non è così, è il contrario. Non lo so, aspetta, adesso andiamo
Oh, uno dei frammenti del razzo è caduto su un albero, come vedete. E quindi dobbiamo buttare giù l'albero e abbiamo la trivella, quindi dovremmo riuscirci. Aspetta, allora. Il nostro veicolo è un po' strano, gira all'contrario perché l'ho fatto troppo largo. Buttiamo giù questo albero, come vedete, lassù c'è un qualcosa. C'è una batteria. No, vai. Ce la facciamo. Ok, ce la facciamo. Vai. Nice. Dai, albero, vai giù, vai giù. Sì, benissimo. Prendiamo questo pezzo e lo attacchiamo. Ora ce lo portiamo in base a ricaricare grazie al generatore solare perché abbiamo la batteria a scarica. Oh, qua c'è un bandito. Nice, andiamo. Un bandito che è incastrato. Guardate, ha le ruote. Cioè, non ha le ruote dietro. Che sfortuna. Però c'ha una torcia. Sapete che qua c'è il giorno e la notte. Quindi, oh, gli si è staccato il pezzo dietro. Che cacchio sta facendo? Mi ha distrutto una ruota? No. Ma che cacchio fa? Guardalo. Mi sta prendendo in giro, piccolino. Ora ti distruggo. Guardate, è una motocicletta. Poverino. Prendiamo questa torcia, ci serve perché durante la notte non si vede niente. Grazie alla torcia possiamo illuminare la zona intorno a noi. Questo blocco. Il veicolo è un po' strano. Vorrei migliorare. Cioè, vorrei migliorare il veicolo. Non mi piace così come l'ho fatto. Ecco, cominciamo a farlo alto. Questo, sì, attacchiamo. Qua mettiamo la torcia a destra, la lanterna, neanche la torcia. Abbiamo altri blocchi in giro? No, a posto. Perfetto. Ora ci manca lo scudo. Find your shield. Lo shield deve essere lo scudo energetico invece per la macchina, non per la base, invece per la macchina. E deve essere davanti a noi. Secondo me lo scudo sarà quello protetto meglio. Dietro noi c'era un nemico, come vedete. Grazie al radar possiamo sapere se c'è qualcuno intorno a noi che ci vuole attaccare e ci avvisa. No, perché se vi trovate in qualcosa di abominevole, non avete neanche il tempo di girarvi che arriva e vi pesta, vi distrugge. Ah, eccolo, eccolo. Little Robber, quello è un ladro. Come, I don't believe that robber riuscì. No, ha rubato il mio scudo questo. Come ti permetti? Oh mio Dio, questo è forte. Andiamo, gli vado incontro. Ah, non c'ho più la trivella, me l'ha staccata. Attacchiamola. Sì. What? Ci ha distrutto. Siamo morti tutti e due. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, ci ha distrutto. Oh mio Dio. Attack shield to your attack, andiamo a prendere lo scudo. No, questo che cacchio vuole? Che cacchio vuole? Devo andare a prendermi i pezzi. No, distruggiamolo, so, questo mi dà fastidio. Vieni qua, lo trivello, guarda, li trivello la ruota, bastardo. Vai via. Ecco, adesso muori, muori. Prendiamo l'altro fucile, benissimo, ora abbiamo due fucili. Andiamo a raccogliere la nostra roba, cazzo, siamo morti tutti e due. Mamma mia, speriamo di trovare tutta la roba. Oh mio Dio, guarda, guarda quanta roba. Guarda quanta roba. Allora. E ora costruiamo il nostro veicolo. Aspetta, raccogliamo i primi pezzi migliori, cioè quelli più importanti. Abbiamo preso tutto, penso. L'importante. No, c'è la batteria qui, è vero. Abbiamo preso. Oh, questo qua aveva delle ruote potenti, come avete visto. Questo era molto forte per me. E mi ha ucciso. Mi ha ucciso perché ha colpito la mia cabina di pilotaggio ed è esplosa. Ma è esplosa anche la sua. È stato fantastico. Oh, ora sì che sta diventando un veicolo davvero potente questo. Ora attacchiamo altre ruote di fianco, aggiungiamo altri fucili, queste dobbiamo avere tantissimi fucili. Mamma mia, sta diventando un veicolo fantastico. Si possono costruire anche gli aerei, quindi troveremo in giro anche degli aerei che potremo guidare, perché possiamo decidere di staccare la nostra cabina di pilotaggio e attaccarla a un'altra cosa. Come vedete, questa possiamo staccare e attaccare in un altro veicolo in giro, abbandonato, e possiamo usarlo. Ora, qua facciamo una cosa. Ecco, mettiamo le ruote piccoline. Che si allargano e invece quelle grosse rimangono nell'interno. Oh mio Dio, quanto spara adesso! Però non abbiamo raccolto altri fucili. Guardate quanti fucili ci sono in giro. La lanterna. Ci stavamo dimenticando la lanterna. Questa ci serve per la notte. Oh mio Dio, fantastico! Che c'è qui? Non c'è niente. Basta. Abbiamo raccolto tutte. Questo è il nostro nuovo veicolo. Abbiamo un'ultima quest da fare prima di concludere con questo video che si chiama Storage Block. Oh, qui è saltata via la nostra trivella. Mettiamola qui per ora, che tanto non so dove metterla. Oh, eccolo, eccolo qui.
Eccolo qui, ma tanto lo distruggiamo, abbiamo tipo 10.000 fucili. Adesso distruggiamo la cabina di pilotaggio, dovrebbe, ecco, esplodere. Aveva un'altra lanterna questo ragazzo, quindi la mettiamo qui da qualche parte. La mettiamo qua dietro e prendiamo questo fucile e lo attacchiamo. Sbaglio o mi si è distrutto un fucile? Ne avevo quattro. Oh. Quelli dietro non funzionano, non capisco il perché. Perfetto, l'abbiamo distrutto. Find your storage block. Deve essere... sì, è là in fondo. Questo è l'ultimo blocco che dobbiamo prendere e poi torniamo alla base, perché abbiamo la nostra navicella, abbiamo il nostro veicolo che è un po' distrutto, come vedete. Ok, ora stiamo abbandonando la zona sicura e ci stiamo avvicinando, stiamo entrando nei biomi quelli pericolosi, dove ci stanno anche i veicoli quelli grossi. Piazziamo questo storage block, che è una specie di oggetto che ci aprirà il nostro negozio. Ora vediamo com'è. Dovrebbe essere questo, perché ho già giocato a questo gioco prima di iniziare a registrarci, giusto per prenderci un po' la mano. E dovrebbe essere... oh, eccole. Questi sono i banditi che vorranno distruggere il nostro... vorranno trivellare il nostro storage block. Non devono distruggerlo. Dai, dai, morite. Esplodete. Dai. Dai, tanto li distruggo. Manca quello dietro. Ma che cacchio stai facendo? Lo sto distruggendo? Sì, non distruggerà il mio storage block. Perfetto. Nice, ora come vedete questo storage block raccoglierà tutti i pezzi e aprirà un negozio. E potrò prendere questi pezzi da un negozio tutte le volte. Quindi non andrà sprecata la roba, perché andrà riciclata. Ora dovrebbe funzionare. Dai, fantastic. Your CCU storage block is now powered and ready to go. Perfetto. No. Sono stato appena distrutto perché ero andato 2 secondi via e questo qua è arrivato e mi ha ucciso, bastardo. Voleva distruggere la mia base. Cerchiamo di distruggerlo prima che distrugga la mia... No. Mi sa che mi distrugge questo, è forte. Forte. Dai. Distruggiti. Sì, si è incastrato. What? Mi ha distrutto ancora. Oh mio Dio, c'è un fucile questo, bellissimo. Oh mio Dio, abbiamo perso tutta la navicella. Spawna. Dobbiamo andare a prenderlo. Dove cacchio è? Eccolo. Dai, distruggelo. Guardate quanti pezzi che ci sono per terra. Pazzesco. Basta. Muori. Nice. No, cos'è sto qua? Adventure Air Rifle. Fantastico, guardate che fucile. Ecco, adesso ovviamente il mio storage block prenderà su tutta la roba, ma va bene così, perché adesso vi faccio vedere cosa succede quando la roba viene raccolta da questo storage block. Prendiamo questi blocchi, li attacchiamo e riprendiamo il nostro fucile, il nostro ESE, rifacciamo la nostra navicella. Ora ne faremo una bellissima per concludere l'episodio, perché ovviamente ci sono tantissime altre quest, altre cose da fare, e questo è solo l'inizio. Guardate dove ho messo il fucile qui sotto. Voglio raccogliere tutta la roba possibile, se riesco. Allora, se prendiamo questa e la mettiamo qui. Sì, deve raccoglierla. Cerchiamo di mettere la roba qui vicino, così la raccoglie il coso, lo storage block. Ok. Ora costruiremo una navicella. Dobbiamo cercare di costruirla. Deve essere bilanciata. E non si deve. Non deve essere pesante. Cioè, perché voi. L'edificio. Mi viene a dire edificio. No, sono veicoli questi. Se l'edificio. Oh, ecco. Se il veicolo è troppo pesante, non mette peso sulle ruote. E vedrete che tipo. Faranno delle scintille le ruote. Questo non va bene. Ecco, abbiamo raccolto tutto. Ora, come vedete, questo. Se facciamo B, ci apre un inventario. Questo è il suo inventario. Adesso spero che non venga nessuno a darmi fastidio, perché vorrei costruire questo bellissimo... vorrei costruire questa bellissima cosa. Questo bellissimo... non so, diciamo... questo bellissimo trattore. No, dai, questo bellissimo camion. Allora... ah no, queste ruote... ok, le posso mettere qui vicino, che poi lui le toglie. What? No, perché sta prendendo damage? Non c'è nessuno intorno. Ok, allora, cerchiamo di fare un coso largo, come quello di prima. Facciamo un veicolo molto bello largo. Le ruote grosse dovrebbe averle raccolte, quindi non dovrebbe esserci problema.
No, togli via, mettiamo giù questo, mettiamo questo, adesso lo allarghiamo. Mamma mia, questo fucile che abbiamo trovato è fantastico. Questo qua è venuto e mi ha distrutto quando era FK. Cioè, come vedete, non potete neanche nel single player stare FK perché arrivano i banditi che non vogliono altro che distruggervi e vi distruggono la base. Cioè, la. Diciamo il camion. Allora, togliamo tutte le ruote perché voglio iniziare a piazzare quelle grosse che abbiamo trovato. Qui va bene. Mettiamo, eccole, ne abbiamo 6. Dai, qui, una qui, una qui. Con queste ruote è fantastico girare perché va molto più veloce il veicolo, quindi non è un problema. Mettiamole giù queste invece, che tanto le raccoglie il nostro raccoglitore. Qui sotto c'è qualcosa, no? Quello è il nostro, la nostra cabina di pilotaggio. Ora mettiamo le ruote piccoline. Sì, mettiamo le nostre ruote piccoline, le mettiamo anche qui. Mettiamo qui, come vedete, adesso è arrivata la notte, fantastica la notte. E ora piazzerò anche le lanterne per vederci qualcosa. Cos'è che manca? I fucili. Abbiamo bisogno anche delle trivelle. Le trivelle, dove possiamo piazzarle? Ma sapete cosa? Tolgo sta cosa. Tolgo la cabina di pilotaggio, la tolgo da questo punto e la metto sopra. Qui. Così è protetta, perché se metto la cabina di pilotaggio davanti me la distruggono tutte le volte, come avete visto. Sono già morto due volte perché mi colpiscono davanti e la cabina di pilotaggio non è protetta e me la distruggono in 2 secondi. Invece se la metto lì in mezzo è più difficile che riescano a distruggerla. Ora scegliamo tutti i fucili, mettiamoli tutti intorno. No, mettiamo ora questo. Questo è il fucile con la parabola, cioè è quello che segue tutto. Cioè, segue ogni cosa. Cioè, segue target l'avversario e lo colpisce. Molto buono. Ora devo capire se i fucili posso metterli così tutti attaccati o non va bene. Come vedete, questo. Anzi, questo bisogna metterlo. No, sotto non possiamo metterlo. Non è un aereo. Ok, così dritto, perfetto. Ma chissà quanto sparerà adesso in questo modo. Ok, penso di aver messo tutto. Questo qua lo mettiamo qui. Mamma mia, non si vede niente. Appunto, non si vede niente. Allora, ci serve una specie di nuovi blocchi. Un secondo piano ci serve. Non abbiamo abbastanza blocchi. Ce ne sono rimasti solo due. Poi possiamo anche craftarli e andare nel trader e usarli. Ora facciamo una specie di scorpione. Si possono comprare tanti blocchi nuovi, ce ne sono tantissimi di diversi tipi, come vedete. E potete comprarli, venderli. Potete far di tutto, non è un problema. Ma facciamo una cosa, togliamo queste ruote piccole, mettiamo queste due ruote che abbiamo qui, che sono grosse, così va più veloce il nostro furgone. Un'altra cosa che mettiamo è la parabola, ne abbiamo due perché quello che abbiamo distrutto c'aveva un'altra parabola, buono così, le parabole sono buone. Mettiamo le lanterne, mamma mia, lanterne dobbiamo riempire, mettiamo una qui. Qui mettiamo una qui sopra, va bene, vedete che illumina in giro. Non abbiamo tanto spazio perché non abbiamo abbastanza blocchi, ma vabbè, meglio di niente. È un po' schifoso come primo veicolo, ma quello che sono riuscito a fare. Ok, Bubble is not powered. Il Bubble è il coso. È lo scudo energetico. Il problema è che non è carico, perché adesso dobbiamo andare nella nostra base e ricaricarlo. Basta attaccarlo e si ricarica. E anche è la batteria che ci serve, anche che dobbiamo adesso ricaricare in base. Cos'altro abbiamo qui? Non abbiamo nient'altro a posto. Quindi possiamo chiudere il menu e questo è il nostro veicolo. Chiudiamo l'inventario. Questa qui adesso è il nostro nuovo veicolo super potenziato. Bellissimo. Mamma mia. Guardate che figata, guardate dietro il radar che continua a girare in tondo, è fantastico. Veramente, è bello questo gioco. Adesso scusate per il lag, ma si sistema nel prossimo episodio perché non dovrebbe più capitare. Questo storage invece, storage, non so se dobbiamo portarcelo sempre in giro. Ma adesso lo dobbiamo attaccare al nostro veicolo. Mamma mia, si è diventato pesante. Dobbiamo attaccare il nostro veicolo e andare subito a portarlo vicino alla nostra base. Sì, ma. Ah, vedete le scintille? Oh, vedete le scintille? Si sta per cappottare. Dobbiamo attaccarlo da davanti. Aspetta, proviamo ad attaccarlo da davanti, così si autobilancia, vediamo. Sì, mamma mia. Guardate le scintille sulle ruote. Wow, pazzesco. Mamma mia. Ora dobbiamo stare attenti, non dobbiamo combattere con nessuno. Guardate quanto spariamo. Buono, abbiamo anche quel fucile nuovo.
che dovrebbe aiutarci tantissimo. La nostra base è la freccia blu. Dobbiamo tornare. Find CSGO Trading Station. La Trading Station ci andiamo nel prossimo episodio, se volete vedere questa serie, perché lì c'è un aggeggio gigantesco che protegge Trading Station, quindi dobbiamo stare attenti. Non ci possiamo andare per questa volta. Mamma mia. C'è questo dietro che mi dà fastidio. C'è questo dietro che mi dà fastidio. Muori, muori. È un tipo di Formula 1. Questo mi ha aiutato, perché... Vieni qua, ti distruggo. E lo distruggo. Guarda, sei schiantato contro un albero. Sei morto, sei mio. Ora guardate che facciamo. Piazziamo il nostro storage block e dovrebbe tecnicamente raccogliere tutta questa roba. Oh mio Dio, guardate queste ruote, che belle. Bellissime. C'è anche uno di quei fucili fighi. Il fucile figo lo raccogliamo adesso e lo mettiamo qui. Guardate, fantastico. Fantastico. No, però dobbiamo togliere e metterlo qui perché abbiamo sto storage block. Dai, raccogli tutto, storage block, fai piazza pulita. Grandissimo. Cioè, questo qua è fantastico, possiamo usarlo come... Come si chiama? Come raccoglitore di robe per il nostro inventario. Solo che il nostro veicolo è ancora così troppo piccolo che ci serve... non possiamo ancora trasportarci là dietro, ma vedrete in futuro, se vorrete vedere questa serie, arriveremo a fare un veicolo così grosso che questo piccolino, questo coso piccolo, storage block, non sarà manco così pesante, anzi sarà una tra le cose più leggere che avremo nella nostra base. Diventerà una base mobile il nostro furgone. Non vedo l'ora. Ora dobbiamo andare nella nostra base. Mamma mia, finalmente siamo arrivati alla nostra base. Siamo ritornati finalmente a casa. Casa, dolce casa. Mamma mia, questo coso è pesantissimo. Ci ho messo un bel po' a arrivare. Anche perché mi ero perso. Tutte le volte mi ricordo che la freccia blu è la mia base. Ora, piazziamo qui sotto, qui di fianco alla nostra base, il storage block. Ripariamo il nostro veicolo. Perché avevamo tantissimi pezzi della nostra base, della nostra navicella, distrutti. Piazziamo la batteria. Questo forse dobbiamo attaccarlo. No, non prenderlo questo storage block, non prenderlo. No, aspetta, bubble is not powered. Sì, dobbiamo ricaricare anche penso il bubble. Ah, vedete, questo è il bubble. È un altro scudo energetico che ovviamente dobbiamo attaccare alla nostra navicella. Quindi noi adesso attacchiamo qui. Is not powered. Lo so, non è powered perché serve una batteria. E questa è la nostra batteria. Fantastico. Quindi adesso abbiamo uno scudo energetico che ci protegge. E ovviamente lo scudo energetico consuma energia e la batteria ogni volta deve essere ricaricata. Quello è il nostro storage block. E quindi niente, questo è tutto per questo episodio. Ditemi se vorreste vedere questa serie su questo fantastico gioco che si chiama Terratech. Ci sono tantissime cose da fare, tantissime cose da costruire. Potete costruire tutto quello che volete. Ditemi nei commenti se vorreste vedere un nuovo video, lasciate un mi piace se vorreste vedere questa serie. Se arriviamo a 1000 mi piace io inizio questa serie. Sarà un episodio easy, così, semplice, leggero, una settimana, ma fidatevi, è un gran bel gioco. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!